È stata approvata ieri in Consiglio regionale una mozione presentata da tutti i consiglieri del centro-sinistra e depositata il 21 luglio del 2020. È una risoluzione in cui chiediamo che il personale della Giunta e del Consiglio sia applicata la verticalizzazione di cui all'articolo 22 della legge Madia. Quindi, a differenza del passato, non più il 50% riservato a concorsi esterni, come prevedeva la legge Brunetta, ma procedure selettive riservate esclusivamente al personale interno. È un passaggio importante perché consentirà, sulla base dell'esperienza, a tante persone che lavorano da anni in regione, appunto una verticalizzazione, cioè di passare di livello, di aumentare il proprio profilo, non soltanto limitandosi al profilo immediatamente successivo, ma anche a quelli superiori, naturalmente possedendo i titoli di studio per potervi accedere, perché una persona di categoria B potrà naturalmente diventare funzionario se ha la laurea. È un meccanismo molto importante perché premia l'esperienza e la formazione continua del personale della nostra regione, sia della giunta regionale che del consiglio. È passata ieri al voto dell'unanimità di tutto il Consiglio regionale e adesso noi come forze del centro-sinistra, che siamo stati i proponenti, verificheremo e vigileremo su quali saranno le norme che verranno messe in pratica per consentire queste verticalizzazioni.